Questo video doveva essere in origine caricato nel canale di Griffin Italia, ma visto che se ne sono dimenticati lo carico sul mio canale. Mi dispiaceva buttarlo via. Salve a tutti. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Murmux e sono un griffer di vecchia data. È da un po' che non faccio più video di Minecraft, ma questa idea mi gira nella testa da parecchio. Ringrazio fin da subito Griffin Italia per avermi dato la possibilità di pubblicare questo video nel loro canale. Voi vi chiederete, ma perché pubblicare un tutorial di costruzione in un canale di Griffin? Beh, è sempre bene non partire con preconcetti, e nei prossimi minuti capirete il motivo di questa frase. Questo tutorial è la versione 2.0 del mio vecchio tutorial della fonderia edile per costruire grattacieli in Minecraft usando la tecnica della pietrificazione dei griffer. Nel mio canale, oltre a questo video di parecchi anni fa, ne troverete anche uno più recente su come costruire un'intera città con una sola secchiata di lava. Ma bando alle ciance e veniamo al sodo. Originariamente avevo ideato la variante della mia tecnica che vedrete in questo video perché volevo evitare di craftare le lastre di vetro per le finestre del grattacielo e volevo farlo facendo scorrere dell'acqua dalla cima dell'edificio in un intercapedine fra due grattacieli costruiti a matrioska. L'acqua resa trasparente da shaders ed apposite texture pack è infatti un perfetto rimpiazzo molto più economico del vetro. Poi però mi sono ricordato di un'interessante proprietà dell'acqua quando scorre attorno agli oggetti, cioè che è in grado di bloccare le esplosioni delle TNT e la lava usata per le pietrificazioni. Ho dedotto quindi, nonostante i tanti anni che non grieffo più, che questa variante può essere utilizzata per fare grattacieli non solo più economici di quelli della vecchia versione, ma anche pressoché invulnerabili a qualunque tentativo di griffing. Le lastre di vetro che vedete all'interno dell'edificio infatti nel progetto originale non erano previste e possono essere omesse nei server tranquilli, ma sono invece indispensabili nei server a fazioni per impedire alle TNT lanciate dai cannoni di entrarvi in casa. Quindi, se volete smettere di fare i topi in basi sotterranee corazzate e volete impressionare i vostri nemici facendogli capire chi davvero comanda nei server, non vi resta che seguire questo video fino alla fine. I grattacieli creati con questa tecnica, una volta climati, sono invulnerabili al griffing quasi quanto un bunker corazzato sottoterra circondato da acqua. La prima cosa da fare è portarsi in alto costruendo un pilastro. L'altezza di questo pilastro corrisponderà all'altezza abitabile del futuro edificio. È sempre bene non arrivare mai al limite del mondo, in quanto poi vedremo che serviranno alcune altre decine di blocchi in altezza per completare l'opera. Il bioma migliore per fare questi grattacieli è l'oceano perché non ha ostacoli, è perfettamente piatto e l'acqua sottostante impedisce attacchi all'edificio dal basso. Se volete costruire sulla terraferma ricordatevi di spianare per bene per una larghezza un po' maggiore a quella del grattacielo e un blocco subito sotto il piano terra create un mare infinito con la tecnica griffer che conoscete bene. Poggiare a terra una ninfea è il modo migliore per iniziare a costruire direttamente sull'acqua. Una volta in cima bisogna costruire una piattaforma da cui far colare la lava che genererà poi i muri del grattacielo interno della matrioska, cioè quello abitabile, quando verrà pietrificata. La larghezza di questa piattaforma sarà quindi quella calpestabile del vostro grattacielo. È necessario che l'emilato della base quadrata che creerete sia corrispondente ad un numero pari di blocchi, in questo caso 6, altrimenti la generazione dei muri non funzionerà a dovere. In questo caso quindi sto costruendo una piattaforma 12x12. La tecnica che vi mostrerò in questa prima parte di questo tutorial è la stessa dei miei precedenti tutorial della fonderia edile, ma visto che sono passati anni e sono su un altro canale, la descrivo di nuovo per completezza. Il passo successivo è costruire su questa piattaforma quadrata il grinder, da cui lanceremo poi le lava. Per farlo portatevi al centro del quadrato ed in questo punto piazzate un blocco. Fatto questo piazzate i successivi seguendo lo schema che vi sto mostrando fino ad arrivare al bordo della piattaforma. I griffer sanno benissimo come fare questi giocattoli, ma visto che questo è un video generalista descrivo tutto a dovere, chiedo scusa se forse per molti sono un po' pedante.
È inutile che vi dica che dovete utilizzare un materiale non infiammabile per fare tutto questo, altrimenti al momento del lancio della lava otterrete solo un gigantesco falò. Una volta che avete finito di costruire questa piramide, distruggete il resto della piattaforma su cui l'avete edificata. Non toccate per ora i bordi della piramide. Vi potete accorgere di aver sbagliato a distruggere un blocco quando vi troverete due blocchi da distruggere sulla stessa linea verticale. Se avete fatto questo errore, correggetelo subito. Adesso viene la parte più complicata, che più spesso viene sbagliata. Prima di lanciare la lava è necessario fare alcune modifiche alla piattaforma se volete ottenere dei muri perfetti. Non saltate questa parte del video, altrimenti non otterrete un grattacielo, ma solo un tetto con quattro colonne intorno. Prima di lanciare la lava è necessario modificare leggermente il bordo della piramide, distruggendo un blocco ogni due come vi sto mostrando. Se state facendo le cose correttamente e se l'emilato della vostra piramide è largo un numero pari di blocchi, dovreste distruggere sempre due blocchi in profondità e tutti gli spigoli della base della piramide devono essere spuntati. Adesso viene la parte più divertente. Finalmente possiamo lanciare la lava dalla cima della piattaforma. Non resta che aspettare che raggiunga il suolo o la superficie dell'oceano prima di passare alla prossima fase. Una volta che la lava ha raggiunto il suolo, possiamo toglierla e mettere al suo posto l'acqua per pietrificarla e trasformarla in muri. Chi grieffa da tempo non si stancherà mai di ripeterlo, ma un sacco di volte vedo ancora pietrificazioni fatte male per errori nel lancio dell'acqua. L'acqua va lanciata solo dopo che la lava, una volta tolta, ha superato il bordo superiore del blocco su cui era poggiata, come vedete a schermo. Se la lancerete troppo presto, infatti pietrificherete i blocchi subito di fianco invece che quelli sottostanti e la lava continuerà a scendere, trasformando la vostra pietrificazione in uno schifo. Ricordatevi inoltre di togliere la lava prima di buttare l'acqua, non conto le volte che per distrazione tutti quanti abbiamo ottenuto degli utilissimi blocchi di ossidiana al posto di un grief. Solo dopo che avete verificato che tutti i muri si sono ben pietrificati, potete togliere l'acqua dalla cima del grattacielo. In questo caso la pietrificazione è riuscita subito perfettamente, tuttavia in alcuni casi può ritardare causa lag. Non togliete l'acqua prima del previsto o rimarranno dei muri incompleti o bucati, che dovrete riparare manualmente prima di procedere alla prossima fase. Se volete controllare lo stato della pietrificazione in modalità sopravvivenza, cioè dalla cima dell'edificio, sfruttate il riflesso della lava e la luce che potete intravedere di questa sull'acqua. A questo punto la prima parte del tutorial, quella uguale alla prima versione della fonderia edile, è stata completata. La seconda parte che vedremo ora invece è tipica della versione 2.0 di questo tipo di grattacieli. Adesso è necessario realizzare la parete esterna del vostro edificio, cioè il grattacielo esterno della vostra matriosca. Per far questo riportatevi sul tetto e piazzate un blocco non infiammabile in centro alla cima. Fatto questo iniziate a costruire un'altra piattaforma due blocchi sopra a questo blocco, come vi sto mostrando a video. Questa piattaforma dovrà per forza avere un emilato due blocchi più largo di quella precedente, in questo caso quindi l'emilato sarà pari ad 8 e la piattaforma quadrata avrà dimensioni quindi pari a 16x16. Sopra questa piattaforma costruirete quindi un altro grinder, leggermente più grande del precedente, da cui lancerete di nuovo lava ed acqua per creare la parete esterna del vostro grattacielo. Lo spazio che esisterà fra le due pareti sarà poi occupato dall'acqua, che dovrà toccare quasi ovunque entrambe le pareti, interna ed esterna. Ovviamente la cima del primo grattacielo, che sarà coperta dalla piattaforma del secondo, è il punto debole di tutto l'edificio. Se l'acqua viene infatti tolta in qualche modo dal sottotetto, l'edificio rimarrà senza difese. Può essere una buona idea quindi realizzare la parte interna del secondo grinder in un materiale resistente alle esplosioni e dal grief coi pistoni come l'ossidiana. Ricordiamo che con gli ultimi update del gioco è possibile usare i pistoni per costruire macchine volanti. Se queste riescono a spingere dei blocchi solidi contro la sorgente di acqua quest'ultima verrà distrutta.
Lo stesso accadrebbe se si utilizzasse un cannone per far fuori il tetto dell'edificio, esponendo quindi l'acqua che sarebbe vulnerabile alla pietrificazione. Costruire un edificio molto alto è quindi un'altra ottima difesa. Una volta pietrificati i muri esterni non resta che piazzare l'acqua nell'intercapedine. È necessario che ci sia almeno un blocco d'acqua in cima al grattacielo interno perché il sistema funzioni, ma mettere un numero maggiore di fonti d'acqua non è una cattiva idea in quanto renderà l'edificio ancora più resistente al grief. Nel richiudere l'intercapedine è necessario però fare attenzione a non lasciare al suo interno blocchi che possano ostruire il flusso dell'acqua verso il basso. Per creare le finestre non dovrete fare altro che rompere le pareti interna ed esterna nello stesso punto. Ricordatevi che se siete in un server a griefing libero dovete anche piazzare dei vetri al posto della parete interna, altrimenti le TNT sparate coi cannoni vi entreranno in casa. Murmux. È il momento del test. Voglio proprio vederti mentre polverizzi il tuo giocattolo malfatto a cannonate. Non ci sperare troppo, Giulia. Scommettiamo che questo edificio rimarrà quasi integro nonostante ogni mio tentativo di distruggerlo. Avanti. Cosa vinco se ho ragione? Una mezza idea io ce l'ho. Fatti furbo. Nulla sfugge ai cannoni a TNT. Posso mettere sul piatto tutto quello che vuoi. Tanto sono sicura di vincere a mani basse. A mani basse ok, ma fidati che non sarà per la vittoria. Oggi la voce di Fabio non mi funziona, ma sarà un piacere ripiegare sulla tua. Muori. 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 Su. Palla finita e vai a vedere i danni dentro. Diamine. Qui è quasi tutto intero a parte qualche vetro rotto. Dannato Murmux. Intanto la parete esterna del tuo grattacielo è una groviera. Ho vinto io. Adesso vedi cosa gli faccio per completare l'opera. Ecco qua. Una bella pietrificazione e il tuo grattacielo è sommerso di roccia. Non hai scampo Murmu, o cazzo? Agagaga. Giulia, adesso tolgo l'acqua. Come puoi vedere il grattacielo alla fine è praticamente intero. Devo solo riparare qualche vetro e riscavare porte e finestre. Non ha più nemmeno la parete esterna danneggiata. Che bello. Vero? La pietrificazione ripara i danni di questo tipo di edifici. E se fatta con i muri interi, garantisce strati aggiuntivi di protezione. Giulia. È il momento di pagare pegno. Agagaga. Porco